Vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Gli assenti sono questi, sono grechi, sempre. Grechi? No, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo? Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti. Ma lei naturalmente capisce, parla inglese, no? Come lo parlo? Je, I speak bien. Colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallino. Mi ha dato un cazzotto in buca, me lo so guardato, ho scudato e ho detto manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. I like a cara e vecchia paiga, cori. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di mon amour, sacco dalla bocca, perché mon amour è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto, parlo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 farà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma Dotti, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne li becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Gli assenti sono questi, sono grechi, sempre. Grechi? No, ma dai, sono grechi! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpico i controcoglioni, ha capito? Io sono un giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso? Maradona! Allora ragioniere, che fa? Batti? Mi deve tu? No, dicevo, batti lei? Consentivo? Sì! Aspetti! Era Domenico, c'è un drago. Io lavoro alla posta, capo ufficio Pacchi. Aspetti. Ma lei naturalmente capisce, parla inglese, no? Come lo parlo? Je, I speak bien.
colpo partito. Triplo pilota reale ritornato con pallista. Ma dato un cazzotto in buca, me lo so guardato. E scusate, detto, manca il sangue, mi fa uscire la cornuta in guardia. Highlight, a cara e vecchia paiga, così. Nell'arancio c'è la vitamina C. Come l'ha chiamato? Amore, amore, amore. Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Quando parli di monamore, cacca da bocca, perché monamore è sempre il cavallo di categoria, eh? Categoria invalidi. Pronto per lo col servizio percorribili da strade? Vieni, vieni, vieni avanti. Un caffè, con un po' di humor. Maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love. Ma 9 per 9 sarà 81? Nella conca! Vedete? Muovi! Ma tocchi, è lei? Vuoi sapere la procedura? Sì. Io i soldi non li caccio e tu ne becchi. A ricogliere quel giaccone a Rambo. Chi è senti sto rivezzo su Grechi, sai? Grechi? No, ma dai, sono Grechi! Sono buoni. Che c'ho l'antricorpi che contro coglioni, ha capito? Io sono giocatore voraccio, da osteria mica sono un campione come te. Indovini chi li ho preso. Buonasera a tutti e bentornati o benvenuti al mio canale. Oggi torniamo a seguire i passi dell'archeologa che disintegra tutto ciò che trova, come ho scritto stamattina, ovvero la scrosta. Voi provate a pensare quante cose ha riportato nei musei Lara Croft in questo reboot. Praticamente zero. Peggio di Indiana Jones. Almeno Indiana Jones qualcosina ce l'ha riportata. A parte il fatto che Indiana Jones non porta Iella come Lara. Comunque scherzi a parte. L'altra volta abbiamo trovato l'ennesima civiltà dimenticata e abbiamo trovato niente proprio di meno che a farne, diciamo, il leader religioso, un certo quello che stavamo seguendo della Trinità. Tutto bello agghindato da divinità, da sacerdote Maya, Incas, eccetera. Noi ci dobbiamo vestire per forza così da cioccolataia, cioè ce ne stanno diverse varianti, questa è la meno peggio in realtà, un po' più equa e solidale, come abbiamo definito l'altra volta. Però se non metto un'inquadratura grossa non vedete un cazzo, eccola qua. Equa e solidale. Si sente, no? Oh, che beatosa, sta Lara, mai vista? Ciao. Guarda come se la spizza! Oh. Io ho scherzato, invece era vero. Del mio veneto inappuntabile. Sta parlando con le guardie e Akan. Com'è? Fuori i Paititi. Beh, è molto vario. Il mondo è grande. Più grande di Paititi? Più grande di 100 Paititi. Davvero? Poi mi ci porti? Col cazzo. Temo che tua madre avrebbe qualcosa da ridire. Quello che cerchi è lì dentro. E come saprò che è la stanza giusta? Dal tampo di morte. Se sopravvivi, puoi tornare passando attraverso il vecchio sistema di irrigazione. Ci vediamo lì. Occhio. Il culto tiene l'aria sotto controllo. L'aria o l'aria? È bello da vedere però, porca puttana. Che sequela. Da quando siamo arrivati qua è cominciata una sequela di stronzate proprio a... insopportabile, a dir poco. Peccato, perché graficamente è quello più bello, chiaramente, essendo il più recente, non è che ci volava tanto. Non è sempre una garanzia che gli ultimi titoli siano più belli. Non è solo questione di grafica, è pure questione di estetica, no? Di gusto o di disgusto, a seconda di come è riuscito.
Che era sto mm? Perché hai detto mm? C'è sta l'audio, sì. Dunque. Porco cane. Mi devo ricordare che lei se deve, se può pure, ecco, dondola. Voilà. Facilissimo questo, dai. Anche uno scrausone come me ce la poteva fare. Uno scrausone del platforming. Oh madonna, oh mamma mia. Mi è venuto in mente a questi, le mette due palanche qua, le fa qualcosa, cioè, boh. Su 2000 secoli che stanno là, mi è venuto in mente di fare un ponte per arrivarci a queste cose antiche. Fa molte cose inutili, perché tanto non userò un cazzo per sta roba. Ma c'è che nemici. Guarda quanta roba inutile che c'è sta poi. Ma come ricordo, questo sì, questa è la roba che continuiamo a sbloccare. Ah, 6 ce ne vanno, allora aspetto. Ce ne vanno 6. Ci vuole un po'. Devo entrare lì. Meno male, ce lo decide. Sei diventata troppo suggeritrice, Lara, eh. La rivolta di Uhuratu. Uhuratissimo. Che fetore. Deve essere il posto di cui parlava Ezio. Io non mica mi ricordo perché stanno qua. Devo essere sincero, non mi ricordo perché mi ha detto che danno qua. Ah, perché devo trovare un'altra di quelle stronzate. Calma. Lo scrigno. Grazie al quale col coltello possiamo ricreare il mondo. Eccola la, l'altra grande fregnaccia mondiale. Quindi? Ah, ecco così. Ma è scuro oppure no? Ma no, se vede scuro in generale, perché non ci sono proprio fonti di illuminazione qua. Sto per sentirmi male. Ma va, non hai visto un cazzo. Hai visto te peggio, hai camminato in mezzo alla verma, alla merda vera. Orco cane, lo sapevo che andava sbagliato. Che fine. Allora, ecco perché. Oh. Non so che tornate qua, ma mica lo so se tornate qua. No. Che pippaccia, porco che. Ma scusa, mi sembrava. No. Torna sulla gabbia. Puro, ricominciamo, eh. Dai. State fermo. Sta finestra, già mettete tutto il cazzo. Ancora non comincia la bella stagione, già mi avete rotto le palle. La bella. La stagione calda, ancora non mi avete rotto le palle già. Ok, piano. Ma va, ma hai camminato in cornicioni più sottili di questo, dai, questa è una passeggiata. Veramente? Mo? Come ci arrivo là? Ah, così. Puoi farcela. Questo è come Aloy, prima si butta e poi lancia il rampino. Immagino che fiducia negli estrema del rampino c'è. Immagino proprio.
niente, queste fasi sono divertenti per niente. Un rito sacrificale. Come famo? Bellissima sta parte veloce. Reggine. Senti? No, fantastico. Fantastico di che? Madonna. Non ho altra scelta. Ovvero? Perché non c'è se picca allora? Ah, ecco. Beh, qua fa un po' schifo, in effetti. Lara o non Lara, abituata o non abituata. Ma non ce la faresti mai a fare una cosa del genere senza maschera, senza boccaglio, senza ossigeno, ma mori io. Mori letteralmente con queste esalazioni qua, ma sta scherzando. Tac. Ricordate sempre, teniamo sempre un conto approssimativo di quanti ne stiamo a ammazzare. È uno dei ribelli. È importante. Oltre a quelli dei capitoli precedenti, naturalmente. Che quelli sono proprio una barca. Deve esserci per forza un ingresso. Già, ma dove? Un serpente con un occhio d'argento. Sono sulla buona strada. Sì, devo entrare lì. Dai, oggi fino a mo' ho rotto solo un muretto. Poca roba. Ci abbiamo tempo per fare i disastri. Lara, come procede? Mazza, ho trovato un altro serpente con un occhio d'argento. Devo essere vicina. E tu? Parlo di tatuaggi con Ojo. Tatuaggi? Sì, hai visto quello di onorato? Ah! Parlo di tatuaggi con Lucio. Silla. No, non si fa così. Mi sfugge qualche cosa. Ovvero l'appiglio. Fammi guardare un po' intorno. Beh, solo quello, allora. Ci riprovo a fare una rincorsa di quelle disperation. Potrebbe essere solo quello, no? Mi raccomando, ste rovine sempre sotto cupola di roccia. Non c'è altro modo. Forza. Beh. Non devo sfondare qua, devo aprire qua. Troppa umidità, mi serve un innescante. Troppa umidità. Ah, è questo, eh. Troppo poco. Oh! Ah, belli, bello, bella. Belli, va bene uguale, era per tutti e due. Che dite? Come andiamo? Ah, vai, vai. Beh, bene, bene. Consumato, ma ok. Che dite voi? Non mi dica stasera tocca a 13 assassini, eh. Considerando che fate la live sul cinema stasera. Beh, me la vedrò dopo, perché se
partiamo uguale. Stasera c'ho Dark Souls. Però me lo vedo a vedere. Voglio vedere che ne dite. Voglio vedere che ne dite. No, perché? La voglio sentire, ho riscattata. Scusa se è poco, eh. No, scherzi a parte. Ma figurati. Basta che sta tutto a posto. Ieri mi ha fatto venire voglia di risentirmi Ridge Lord. Comunque, te lo dico per. Per informazione. Io per gioco mo ho sempre avuto una grande passione per la sua voce. Mazza, mostruoso. Mostruoso proprio. Guarda un po'. C'ho sempre avuto una bella. Ah, ecco perché. Pieni di petrolio e sangue. Ecco perché. A posto. Mo si, mo si accende. Ci volevano i Ridge Lord, vedi? Eccoci. Sì, sì, quelli sì, è vero, è vero. Per esempio già i Metal Church oppure altri gruppi di quell'ondata lì americana si ricordano un po' di più. I Ridge Lord erano un po' in tono minore, anche perché hanno fatto pochi dischi, eh. Sono durati poco, poco, poco. Però quello lì è proprio il mio preferito. Camera di dissanguamento. Ma quando fa la stessa cosa, mi ricordo una cosa del genere, devo fare. Sì, sì, beh, Jack Panzer, sì. Beh, forte Jack Panzer. Metti Brody. Oh, oddio, qua devo spostare tutta sta cosa per fare il percorso di fuoco. Saranno serviti centinaia di sacrifici per riempire queste condutture di sangue. Mamma mia. Terribile. Ma te ricordiamo. No, dovete qua sopra che. Ah, li devo unire per due, aspetta, eh. Così. Voilà. Non molla. Aspetta, non so mica se ho fatto bene. Vediamo. Mi ricordo che era molto molto semplice. Se teoricamente. Bello che i rumori del vestito sono diversi da quelli che farebbero ovviamente i vestiti. Li hanno ristampati anche in CD. Io quello non ce l'ho. Quello l'ho sentito, ce l'ho, c'è una vecchia cassetta. Lo dovrei rimediare. Cioè rimediare, me lo vorrei ricomprare. In effetti. Me lo vorrei proprio ricomprare. Almeno l'ultimo, quello che diciamo ieri. Master Commander, come si chiama? No. Una cosa del genere. Oh, c'ho una memoria di merda oggi, eh. Sarà la stanchezza. Ormai è una caratteristica tipo di gioco di personaggio del gioco di ruolo. Forza, destrezza, stanchezza. Fighissimo. Levete. Ah, ecco qua, mannaggia, che cieco. La stanchezza è il carico massimo, sì. Esatto. Accidenti, scorre dalla parte sbagliata. Ma che cazzo te strilli? Noi lo giriamo, no? La ranocchia, aspetta un attimo, no? Dunque. Ma andiamo, fammi fare un altro giro. Ah, là lo devo mandare, eccolo là, qua, questo. C'è da mettere questo. Ah, bravo. Brava. Sto vestito comunque è veramente. Veramente bello, nonostante sia. È molto indiana nativa americana, capito? Più che azteca, maya. Maiala. Maiala. Maiala, no, dai. Lara proprio no.
è asessuata. Questo sì, questo è molto Indiana Jones. Come dicevo prima, solo che Indy qualcosa a casa ce lo riporta. Qualche ninnolo, qualche cosa di archeologia. Lei sfascia tutto. In tutte le iterazioni dei capitoli non ha fatto niente, non ha riportato un cazzo. Niente, manca un bicchiere d'acqua. Mi sa che si è sbagliato un'altra volta. Possibile. Allora arriva fino a qua e poi se perde. Beh, chiaro. Vedevo che c'è pettigna. Ah no, questo rimane così. Eucalipto. No, com'è? Apocalipto. Proviamo quest'altro. Voilà. The Jeux. No. Piano. C'è la forza come Conan comunque lei. Quando è legata alla ruota e lo frustano. Dai, vediamo se riusciamo a fare sto puzzle di merda qua. Puzzle in. Se Dio gli da fuoco, vediamo quel che vi è. Al massimo si spegne. Ecco appunto. Che cazzo ci sta qua che non mi fa scendere? Tutto storto, ma perché è tutto storto? Cioè, non so se prendete conto, io sto pure un po' a cazzo di cane a tentativi, Se lo metto di qua. Chiede inganna perché te fa credere che ce ne vogliano tre, invece no, ne basta uno per fare la strada giusta, però. Saluti a tutte e due. Nate, fate ciò che dovete fare e divertitevi. Oppure no. Cioè sì, capito in che senso. Dai, ci ribecchiamo alla prossima. Tranquilli, Alla grande. Mi sa che ci ho azzeccato, visto? Mi hai portato fortuna. No? Col cazzo. Che palle. Eppure qua ci arriva. Scusa. Mi ricordo pure su questo la prima volta che... La prima e unica run che ho fatto, mi sono rimasto intoppato veramente una cifra perché non capivo bene perché non ne proseguisse. Eppure qua mi pare più o meno giusto. Più o meno. Un po' a spingere un altro po'. No, avanti. Mi parta pure. Vai. E questo è quello di prima. Fermate. Questo va di là. Non ci sto a capire cazzo. Ah, forse è così, aspetta. Proprio totalmente random. Ah, se si incanala qua che succede? No, non si muove. Lo rimette per forza a filo. Mi studio dove vado qua, senza che vado sopra. Questo effetto è fatto veramente di merda. Però vabbè. Oh no, scusa, dall'altra parte. Questo l'avevo fatto prima, uguale. Paro.
Più che rompicapo direi rompicoglioni questo. Dietro, dietro, dietro. Su però, porco Giuda. Oh, troppo, troppo poco, eh. C'è via di mezzo con voi. Dai. No, ma così non ci si sta. Oh, fosse la porta buona. No, ho sbagliato io. Non mi devo avvicinare, sennò non lo tira giù. Proviamo a lasciarlo attaccato adesso. Ma se li tira su troppo subito. Troppo subito se li tira su. Forse ce l'avevamo fatta, eh. Quello lo devo fermare in qualche modo. Oppure mi do sbriga a farlo, che è più semplice. Mamma mia, che stracciamento dei baroni, però. Che deficiente. Sono deficiente. Ecco perché. Ora li devo allineare bene, però. Una volta allineato bene questo, il problema è capire come. Così è come stava prima, Ma io devo incendiare qua. Quindi se questo muovate qua, tu guarda che intrippamento per leva quattro ciocchi. Ma non è credibile un puzzle del genere, no? Ma non è credibile. Dopo tutto sto magheggio per bruciare quattro ciocchi. Ma stiamo a scherzare. Tiè, dalla botta qua che è scaduto. Oh, salva! Hola, hola, hola. Ci vediamo nella Iola. Che dici? Sto bestemmiaggia io perché qua. Il puzzle più improbabile d'Europa, per bruciare 5 ciocchi dopo tutta sta caciara. Ah, ma tranquillo, ma figurati, eh. Sparati, bene, bene, bene. A parte il fatto che sto stronzo qua. Oh, mo vedrai che funziona, eh. Devo solo sistemarmi questo. Sono un po' cianciglieto, ma va bene, va bene. Tutto ok. Madama la Marchesa. No. Allora, così far giro e vado qua, no?
Mamma mia. Cioè, no, ma hai fatto male perché poi devi. Mo' ti spiego qual è la mia. Il mio punto di vista. Aspetta, eh. Dai, ma non puoi andare un po' cazzo così. No. No, perché così va da là. Così. Ecco qua. Dovrei averlo fatto, eh. Oh Madonna. È stupido che io fa tutto sto magheggio per bruciare 4 pezzi di legno che staranno là da 6.000 anni, tra l'altro, no? Quando benissimo lei può passare di lato. Ah, bravo, è certo, e quello è fondamentale. Fate lo sparo e l'autopubblicità, però. Ce la facciamo adesso, dai. Dopo 7 ore, eh. Tutta sta cacciata per passa qua. Questa è la Ora stupidità, cerchiamo no? lo scrigno d'argento. Ma va a cagare, ma che ci mettevi a passare qua dietro, Lara? Bella però, eh. Sembra più la cacca di Arale. Infatti mi stai facendo. Ecco cosa cerca la Trinità. No, questo non credo. Non vedi i capelli bianchi? Che luce è? Lara nonna quella, eh. È bello da vedere, però, porca puttana. Per quello mi fa incazzare, capito? Col primo ci sono riuscito, e beh. Ma con questo passerei pure. Questa è la mia seconda. Non credo che ne farò altre dei ranni. Come fammo? Ecco il principino. Mazza che caracca. Laggiù, prendetela. Oh, sei, dicevo che cazzo. Perché corre così male? Ma guarda quanti sono poi questi così, ma non è credibile, no? Ma con tutta la buona volontà del mondo. Questo è il più brutto inseguimento di quelli veloci che ci stanno poi in tutti e tre i capitoli. Proprio più senza senso in assoluto. A parte il fatto che lei deve sempre demolire qualsiasi cosa su cui mette le mani. Mandi mandi, come mandi mandi? No, questo è proprio brutto sto pezzo, non c'ha senso. E stiamo già a 3, eh. Dei pezzi di gameplay senza senso. Questo veramente non si capisce. Cioè sono andato là dentro per cercare lo scrigno, sono riuscito dove stavo prima. Che cazzo è? Cioè capisci? Non mi funziona, non mi funziona come è costruito, no? Ehi Lara, torna indietro se puoi. Ucciu ti voleva chiedere qualcosa, forse un favore. Va bene, cerco di tornare il prima possibile. Ma scusa, la radio che ci avete a fare? Passa, Iano. Lara, mi prendi dato sì che ci stai? Due rosette, due pomodori che stasera famo. Cazzo. Scusa, c'hanno la radio, usiamola. Grande dei Lombardo, vedi? Che peccato, porca puttana. Che bellezza. Che peccato. Veramente che peccato. Allora, scusa, ambientamelo all'era degli Aztechi se volevi fare. Beh, dopo se non potevi fare tutta quella fregnaccia con i cosi, con la Trinità. Tempio dentro alla roccia. Non si sfugge con Crystal Dynamics. Per
Perché se no se lo facesse, avessero fatto fuori l'avrebbero scoperto. Dice, invece lo famo dentro la roccia, non se ne accorge nessuno che ci stanno. C'è sta gente vestita come i Maya nel 21° secolo, capito? Vabbè. Ah, brutto. Salva, però devi fare lo shot out. Oltre all'alert, così te spari solo. Pure fa pure pubblicità. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Dinosauro. Perché dinosauro? Perché è grosso. Dinosauron. Guarda se te lo fai lo shout out, ma guarda che sei una cosa proprio. Quando lo riportiamo questo Resident Evil 4? Tra parentesi. Su PSN c'è sta Diablo a 13 euro, porco cane. Diablo 2 Resurrected, 13 euro. Su PC non sta scontato da nessuna parte. Ci ho giocato un'oretta dopo pranzo. Ah, ma non è streaming però. Fer, dove vai? Dove vai? Oh, scemo. Dai, non sto prendendo quasi un cavolo. Guarda questo. Un'urato sarà preoccupata per Ezli. Devo dirle che lo hanno catturato. Ecco. Un'urato. No, no, è tranquillo, ci passa intorno, ci passa intorno. Lo so. Lo tengono nella casa. Da sotto c'è sta il cestino dove butto le cartacce nel caso lui lo facesse cadere, capito? C'è sta il paracadute, tranquillo. È un guerriero. C'è sta il paracadute. No, il paracadute, la retina. La cacca di Arale. La chiave. Dovrebbe... La cacca di Arale. Dovrebbe appartenere al tempio della montagna. È accanto a dove lo tengono prigioniero. Lo scrigno di Ishel è collegato alla caserma. È per questo che il culto occupa il tempio. È difeso bene. Dobbiamo entrare senza che ci scoprano, in silenzio. C'è un'altra strada. Ce n'era una, alla miniera di sale, ma è danneggiata. È pericoloso. Beh, mo sta all'inizio. Magari sì. Magari potrei tentare. Magari. Potresti. Fatto bene, però sta cagata. Ma ce l'hai fatta. Non entro lì da quando ero una bambina. Ma se non mi sbaglio, la caserma è all'interno di... C'ho la Lara per trovare la cacca di Arale. È stata 200 anni, 1200, quanti se cazzo sono? 10.000 anni là dentro. 10.000 no. 2.000 anni là dentro. Questi sono, ci abitano, fanno un cazzo tutto il giorno e non hanno trovato niente. Mo. No, ma che ce lo fa con il remake della Stovasa? Ce l'ho. Tu cerca lo scrigno. Non ho giocato. Su PC non lo compro. Mo, vabbè. Però. No, non ci pensavo proprio. Manco God of War ricompro. Quello lo gioco quando prendo la scheda d'acquisizione. Che me lo compra fatto più ne. Horizon sì, l'ho ricomprato perché l'ho trovato proprio poco pochissimo. Ma non posso lasciare la postazione e il tempo stringe. Significherebbe molto per la regina Ura. Eccolo. Welcome. Fammi pulire scarpe. Chico Hernandez. Come si chiama? Lui mi ricorda. Ok, stava sbloccando un po' di cazzate così, ma proprio senza manco leggere. Mamma mia. Ma serve tutta sta roba, no? Dei tasti in pro da GDR è un gioco che del GDR non c'ha un cazzo, perché? Perché? Perché va di moda, perché il mercato chiede il GDR, ma va a cagare, va. Ma non vale la pena, no? Devi mettere l'abilità per fa che? Ma fammi godere l'avventura. Ma concentrati a scrivere l'avventura. Così me la gioco bene. Fai un bel gameplay. Che cazzo lo fa qua che mi indichi qua dentro? Hai capito? Non c'ha senso. Che me ne metti a fa qua? Che cazzo devo fare io? Entra nel tempio della montagna. Ah, deve uscire, vedi? Fuxas, che stiamo a fare là?
Esciamo da sta capanna dei mori. Nessuno, nessun senso. Pare che se non ce li metti, capito? Hai fatto un gioco a metà. Hai finito? Lara Fuxas. Ma questo si poteva bellamente ignorare in realtà, io l'ho portato per completezza e perché avevo voglia di vedere, di riverificare quanto facesse a cacare. Non è che mi sono, visto che avevo fatto una run sola per la recensione, non è che mi sono illuso più di tanto al momento di riportarlo, di no, però vedi, è migliorato, è bello. Beh, le cose che mi avevano fatto cacare me le ricordo proprio, mi sono stampate proprio nella già, carne. Dovrei essere quasi alla miniera. Secondo Uchu è ai piedi della montagna. Davanti un ribelle per aprire un varco. Grazie. Ma poi mi devi dire che senso che questi non sanno un cazzo. Stanno da 300 anni qua, non sanno che ci stanno i templi e roba. Ma che cazzo sta di? Trovato. Porco cane. Vabbè, ma lei c'ha i rampini rampinosi. Vabbè. Dovrò fare attenzione. Ah. Prima non ce la poteva avere pistola, non ho capito. Sempre proprio, andiamo in crescendo. Legno duro. Ah. Come Durok. Chi è Durok? Me lo sono inventato, sti cazzi. Boris. Sono. Onorato se n'è andata con Akane. Sarà pronta quando aprirai il passaggio. Ma fai fede della roba veramente senza senso. Che cazzo ci sono da fare? Poi questi, se arriva uno da fuori, via, si fidano, gli fanno fa tutto. Così, perché sei bella. Vai. Nemmo? Nemmo un cazzo. C'è di buca la corda? No. Di qua. Ah, di qua. Non ci posso andare. Sono sulla strada giusta. Meno male. Che ce lo dici te? Attenzione. E si pal giucco so okwautan tak belamma. Ma ukatuyan tuskutaki kuba le kushul makobo. Oksa hola le nono. Vale misbalu belal. Yankoksik tu yole. Lui parla un nuovo dialetto di Potenza. Eccoci. Domani pizza. Perché domani? E non oggi? Stasera vedo un po'. Ah. No, ho fatto un discorso che è durato 7 ore, però non è importante. Sempre lamentare su. Dovrei esserci ormai. Ecco l'accesso che devo aprire. È un po' scuro però, mo, in effetti, aspetta. Un po' troppo scuro. Un po' troppo, no. Però se così si vede slavato. Aspetta, provo a far contrario. Così. Mi danno pace sti cosi, io.
Così in cambio anche, cioè così se lo metti non ce lo metti è uguale. Vaffanculo BS. Anche se sentivo, ma io lo sto a vedere più chiaro del normale, è OBS che lo scurisce troppo, nonostante abbiamo cambiato i filtri dei così dei colori, ma no, è troppo nero, si vede. Sì, vabbè. E dai, e mori. Oh, beh. Zitti, mamma mia. Ecco l'accesso che devo aprire. Quella madonna, che c'è in testa? Una cazzarola. Ehi, ciao Ariel. Brandone. Il Brandone Bretone. Che dici? Aspetta che ora ti faccio un SO. Appena me... A parte posso mettere pausa qua, non sto a giocare. Non lo puoi fare da quel profilo? Pomodoro maturo. Se dovrei mettere amministratore pure di là. Ah, con Sifu, già, Sifu. Pure Sifu sta a un buon prezzo su PSN, porca puttana. Sono tentato. E scusate che... Cari chat users, addirittura. Non ho abbastanza... Ho letto sul Discord dei gatti che hai fatto tutta la... le arene. Sifu da prendere, lo so. Lo vorrei prendere. Però c'è qualcosa dentro di me che mi fa... che non mi fa essere tranquillo, non lo so perché. Lo so che mi piacerà da morire. Ho visto i filmati. Devo capire però perché non mi sto a spingere a prenderlo, visto che mo sta in sconto di mostruoso proprio. Mostruoso. Sono stato il primo nel mondo su PS5 a prendere uno specifico trofeo relativo ai punteggi, da paura. 0,0001. Mi è capitato a me poi qualche volta. Non primo, secondo, non lo so. Però sti tipi di trofei così rari sono una bellezza. 0,09. Ah, vabbè. Manco 1%. Eccola, va. Non c'è sta nessuno, ho ammazzato tutti, è stato a fare gli americani. Vamo che c'è da mettere la merda di Arale dentro, guarda. Eccola, la cacca di Arale, vai. No, da sto lato no, ma dall'altro lato sì. È uguale. E lei è fango. Fangolo. Padre. Muccio, portalo fuori di qui. Muccio. Madonna, lui è più che miracolo. Che no? Ah, si fa catturare. Sono tre, sono ammazzati 200, perché devi fare cattura da tre? Jonah. Come stai? Vabbè, basta un Kleenex, dai. È stata catturata. No, no. Tu stai bene? Poi basta, sì, che diciamo che le parti molli sono pulite. Non so quanto tempo mi ci vorrà. Fai ciò che devi fare. Grazie. Mazza che bella scena. Ci potremmo rivestire da esseri umani? No,
Per carità. Sì, ma stai tranquillo, se ci fosse stata Lara Croft questo non l'avrei rigiocato. Sono sicuro. È quello pure un addendum. L'ho battuto. Sì. Stonk. L'ho battuto al... Manco troppo dopo troppi tentativi. Sarà stato il quarto, quinto, forse sesto, tiè. Diciamo che l'ho assimilato subito. Ottimo, gioco finito a sto punto. Così mi dicevi l'altra volta. Devo vedere però. Devo vedere perché non è che so proprio... Non ho visto il bioma successivo però, perché poi nell'entusiasmo e nell'enorme stanchezza che c'avevo l'altro giorno, l'altra sera, non ho proseguito. Quando ho proseguito sono morto come una merda. Eccola qua. Ancora mi stai a fare suggerimenti del rampino? Basta, no. Se non me lo sono parlato mo, usalo sto rampino. Lasciamo perdere. Forza, Lara. Lara Nokia. No, sono andato avanti e mi è uscito non mi ricordo che cosa. Un pezzo di stronzo e mi ha ammazzato. Ho fatto una morte stupida, ma ero cotto. Cottissimo. Ah, vedi. Allora che cazzo mi frega. Pensavo se morisse sott'acqua. No, sono stato contento di aver trovato poi il rampino, no? Quella è la cosa più bella di tutte. Mi pareva proprio un pezzo che mi mancava fondamentale per cercare magari anche delle energie, della roba in giro. Bello. Comunque il boss è proprio bello bello, non lo so perché, però me lo so sentito subito chiaro da come andava fatto, che ne so. C'ho avuto più difficoltà col primo, forse perché erano le prime ore del gioco. Invece l'altra sera, visto un po' di tentativi, ucciso. Ah. Mi pare di scorgere un tempio laggiù. Mi pare, c'è di fa caso. C'è notte. Pranzote. Certo, perché è bello veramente in modo fracico, da vedere questo. Bello. Vediamo se mi posso mettere un vestito qualsiasi. Cosa ne farà di lei, Dominguez? Finché avrà bisogno dello scrigno. Sono oscurati. Me li avevo oscurati il pezzo di merda. Ma che? Che sono questi sospiri, matta? Lo spero. È un perpetuo iframe. Lo so, ma qua non la puoi vestire tanto sadomaso fetish, purtroppo. Per esempio io qua con la tutina e coi garzoni ci stavo meglio, ma d'altronde, anziché mi posso vestire così, perché nell'edizione quando provai la recensione io c'avevo solo un vestito, quello de base. Chi le avrà fatte? Sembrava una che venne i broccoletti al mercato. Dicesi broccoletti, friarielli, dicesi friarielli, cime di repa. Non è Maya, né Inca. Chiamateli come volete. Ma quelli so. E lei sembra vestita così. Ah. Sempre in mezzo mi mettete che non mi fate vedere le icone, Le icone. C'è tuffamo? Ma posso tuffarmi. Come alto ma posso tuffarmi? Vabbè, se dici tu. A bomba! Bellissimo! È incredibile, dai. Sempre dentro una gola chiusa. Comunque non capita una ciolla. No, ma manca Crystal Dynamics, capisce la ciolla, mi pare a me. O ci hanno capito. Intoccabile, assolutamente. Ahi, lei. Vabbè, ma se ti attrezzi è toccabile tutto. È toccabile tutto.
Ecco queste. Non capisco perché ci metti sempre queste cazzo di fasi subacquee. Palle. Io le odio le fasi subacquee dei videogiochi. Quello da Biohazard. Hazmat. Quel vaccino contro le lesmaniosi, quella che se viene i cani. Basta che fine gore che ho fatto. È censurata però. Nei primi erano più violenti. Cioè le lance gli si infilavano dappertutto. Chi vuole la guerra? Noi la vogliamo. Sì, ma non c'hanno senso quelle fasi perché ti hanno dritto, ci stanno i saccocci con l'acqua. E... cazzo mi frega a me. Ma io questo l'ho messo solo per blastarlo, per rivedermi un po' com'era, ma... perché ho fatto una run sola, se no, col cazzo, proprio. Senza problemi. Per completismo. A parte che è scuro, che è tipo notte. No. Ah. Ah beh, noi c'abbiamo pure quell'altra cazzata degli uomini giaguaro. Perché mica me l'ero ricordata sta cosa. Dai che ce la facciamo. Ondeggia. Brava. Andi qua. Benvenuti alle grotte di Postumia. Fantozzi, fantozzi. Merdaccia, merdaccia. Eccoli. Le tombe, proprio lo sai che dove le metto le tombe qua? Là me le metto. Me le appendo proprio. Non vedi pure il conquistador. Vedi che archeologa, l'hai buttato tutto, gliene frega un cazzo. ma non c'ho voglia di farle, salva. Tutta buona volontà. Non c'ho proprio voglia. Invece che con le emorroidi. Ma insomma lo turchi però c'è una grande plusvalenza. Sì, sì. Insomma lo turchi. Io non me li ricordo come sono fatti, devo essere sincero. La parrucca ghiacciata sarebbe una roba. Chi era quello che aveva i capelli fatti al leopardo un periodo? Sempre Dennis Rodman, non è possibile, quello che diceva l'altra volta con Pasca? Mi sa. Sì. Devo fare forza così. Dio, ste mosche che fastidio, sembrano vere. Però domande di ogni tipo. Mamma mia. Un fucile a pompa. Chissà come si userà. Non come pensi tu. Questi devono essere i soldati della Trinità dispersi. Impossibile, non ci sta nient'altro. Vabbè, dai. Ma perché lei non c'ha uno straccio da torcia qua? Nel frattempo ha sviluppato l'abilità, vedi, al buio come i gatti. Carmen Electra era più o meno lo para, era la custodia praticamente di Carmen Electra. No, a me mi stai a dire, guarda, io vedo un cazzo lo stesso, Non è che io ci vedo poi il nostro giro. Guarda quanto sta luminosità, no, te vorrei far vedere, sta a cannone. Più di così.
È proprio che è scuro, sto pezzo è scuro, Sarva, non si vede niente. Ti devi mettere paura, capito? Perché c'è gli uomini giaguaro da affrontare. Ma per favore. Eccolo, va. Tutto il canone è rispettato, il canone della saga. Popolazione nascosta da millenni. E esseri strani che non si sa come cazzo. Mica paura. Sembra l'orco che se vuole mangiare Merry Pipino. Questo pezzo mi ricordo, sempre di mo ricordo a meno dico. Sì, certo. Questi zomini giaguaro, zomini tartaruga, c'hanno la corazza, c'hanno. Ovviamente li fa come dice lui, perché sennò. Preferisco far così che fa col pompa, guarda. Ancora. Non finiscono più. Certo, è arrivata lei a estinguerli, mo no. Ah, sì, sì. A vederli, bari rivedli. Poi dice l'inutile, no, la roba inutile. Ancora. Ho decimati già. Ho decimato una frazione, capito? Una frazione del paese. Come scream? Adesso è matto. Ma davvero hai detto scream? Lei è impassibile, meglio sparire. T'hanno aggredito degli esseri che ruggiscono. Meglio sparire. Perché devo dire qua? Ah, devo cadere 5 effigi così. Impossibile, non ci sta. Banditi in cell. Che vuol dire? Incellofanati. Non lo so che vuol dire, lo sai. Sono rincoglionito io oggi, abbi pietà. Incellofanati. Ho una parola di queste 9 che a me non. Magari non. Porco cane. Ma perché non è una donna giaguara, capito? Lui lo conosco solo la mossa del giaguaro. Dalle fattorie. I detriti bloccano il meccanismo. Vabbè. Sono i celibi involontari che odiano le donne. Mai sentita prima sta parola. Giuro. Poi c'è sta una parola per tutto. Una parola del cazzo per tutto. Aggiungiamo. Questa è la prima volta che la sentivo. I scapolini, gli scapoloni in pratica. Scapolini sembra la cucina dopo. Scapolini, la più amata dagli italiani. Immergiti. Fammi vedere, no? E quindi? Capito?
Beh, questi ce l'avevano sta cosa qua. Sì, poi sono tutti uomini già. Sono tutti uomini sti uomini giaguaro. Come si sono riprodotti? Per partenogenesi. Beh. Non so che cazzo lo fa però io nel frattempo. I detriti bloccano l'entrata. Senza muovere pezzo. Me lo guarda un po' intorno allora. Uomini che odiano le donne. Ho letto il libro, quel libro là. Pure il film quello svedese ho visto, quello dei Fincher no però. Mannava di rivedere la stessa cosa. Francamente. Boh, vabbè, vabbè. Quindi? Che devo fare qua? La ranocchia, su. I detriti bloccano l'entrata, quindi? La risolvemo con la violenza. C'è qualcosa che blocca il meccanismo. Ho capito, è come volevo. Ah, così. A mano proprio. Pensa un po', io mi stavo a rovellare il cervello. Era molto più stupida di come sembrava. Allora signori, è scarto. No, ma dovrei sbrigare. Ah no, ci posso, ci passa. Dai, ci passi. PSVR2 pare sia un flop con lo sapare. Se lo hanno venuto è bene, se no no. Questi se pensano che le persone li fabbricano i soldi, capito? Soprattutto quelli di PlayStation, ultimamente stanno a sparare i prezzi che... Wow! La metà basta. Infatti la metà basta. Adi, eccoli! Incel! Lufanati! Boh! Non mi dovrebbe essere. Non mi dà segnale di lag sto giro. Potrebbe darsi che c'è avuto una strappata però, eh. Non dico di no. Prova a fare il classico refresh. Ah. Oh, meno male, una morte orribile non censurata. Porella. A me è ok. Ah, meno male, vedi. Aggiorna. Save da Logan. E viva! Mannaggia puttana! Chiedo scusa, ma io sta roba de... Così è facile che mi incarto, eh. È facilissimo. I salti più difficili magari mi riescono a volte, no? Ma queste cazzate così facili spesso mi incastro. Guarda. Devo dargli un'altra 2-3 oscillate. Dai. Devo riuscire ad attraversare. Sì, lo so, Lara. A meno che non è quella la soluzione. No, ma deve essere quella. Quando vado? È fatta apposta. Cerco di mettermi meglio in mezzo, che ne so. Intanto è uguale l'effetto di ondeggiamento, non mi pare che... Doriva fino là sopra, Doriva. Vedrai che ci arriva dell'amo, eh. Dai. Fra un po' vola, porco cane. Oh, Namo. Oddio, questa me la ricordo pure, mannaggia. Com'è che mi ricordo tutti i puzzle per quanto erano brutti? È bella come poche cose al mondo, però.
Non puoi far pagare un accessorio più della console. 550 euro viene il visore. Più il gioco, più la console, ti partono più di 1000 euro. Ma già è un prodotto di nicchia il VR, no? Perché chi cazzo solo compra il VR? Chi sta in fissa con sta roba? Chi è che di punto in bianco prova il VR? Difficile, no? Capito, ma chi se chi lo prova? Già io che noi questi qua che stiamo qua, chi è che c'ha il VR a casa? Famo un rapido sondaggio. Io non ce l'ho, l'ho provato ma non ce l'ho. Non me ne sono mai messo la bega di comprarlo. Proprio non c'ho desiderio di comprarlo. Né su PC, né su console, né da nessuna parte. Io ho regalato il VR1, Forse lo scrivo. È già di nicchia di per sé, capito? Quindi motion sickness, che proteggono lo scrigno. Io no, non ce l'ho. Quando l'ho provato non ce l'ho avuta. Cioè, l'ho provato con uno che ne sapeva più di qualcosa di VR, Però mo qua te voglio. Come piano bene sti uomini di giaguaro proprio. Tutto su pieno. Come la diavolina. E poi questi della Trinità, non capisco perché ci stanno queste le cose a caso, no? Le cose a caso. Ah, quello perché vuol dire che non l'hanno trovato il scrigno ancora, perché ci stanno questi. Quello vuol dire. Fu proprio modo di passare. E dai, che palle. Ah, io mi posso fare la pozione che vedo di notte come i gatti, vedi perché era scuro. Il sondaggione. Avete il PSVR 2? Sondaggione disumano? No. Vota. No. Darmi da taglio solo quando fai la schivata, lei infila la freccia nel culo a qualcuno, basta. Nel melee, infatti hanno fatto tutti i nemici con l'attacco melee, ma tu l'attacco melee non ce l'hai. Ma in nessun Tomb Raider. Grande, grande scelta, no? Allora. Sto andando solo a 40 mega invece di 180 mega. Come connessione? Ah, riavvia il router. Ah, ok, vai, figurati. Per quello ti sta laggando, no? Magari. Questo pezzo me lo ricordo perché mi faceva incazzare già nella prima run. Guarda, io devo girare sti cosi. Io devo girare a fare sti cosi che mi ricordo. Ah, per l'acqua. Tiscali. Madonna, mi ricordo i primi tempi che c'ho internet, Tiscali. Stava parlando 20 anni fa. Quindi? Ma che si rompe? Ah. Vedi un po'. Una figata estrema. No, noi qua no. Ancora, io ancora non ce l'ho sta fortuna. Pronto, sono Giovanna, cosa posso esserle utile? Ormai delocalizzano tutto, quindi non è che mi stupisce mica, sa?
Non lo sapessi, ma lo so. Come cazzo ci arrivo là sopra, mo io? Ah, devo girare questo, ecco, ho risolto il problema. Risolto il problema. È brutto, ma ho risolto il problema. Guarda, quello stava da dietro come scarafaggio. Quindi... Perfetto. Perfetto, dai, leva. Ma volevi o no? Guarda, no, una botta per porta mi devi fare. E che cazzo? Non c'è da capire perché questi sono così resistenti comunque. Secchi come ghiodi. Bluff. Veramente. Vince il no con soli 3 voti di scarto. Non c'è bisogno manco del ballottaggio. Beh, vuole vedere. Talmente palese. Diciamo di sì, dai. Ah, da sotto per forza lo devo fare, questa operazione qua. Sì. Ma c'ha delle cose fighe, Ariel, è che solo ti perde tutto il senso del gioco, di quello che stai a fare, no? Se lo stai a fare così a cazzo. Veramente non ti dà nessuna giustificazione. C'è sta, prima c'è stava un puzzle di 1 ora e un quarto perché io devo bruciare 4 ciocchi. Non regge, no? Una barriera dei ciocchi dove da una parte si passava pure facile. Te leva i propri sentimenti, te leva. Vabbè, ti ritorno là, vediamo se riesco a fare sta roba. Voilà. The Jeux sont fight. Oh, dovrei fare così, vediamo un po' se riesco. Ah, ma mi sa che là dovevo tagliare il cavo, mannaggia a me. Vediamo un po' se riesco. Funziona. Ci sono quasi. Ci sono quasi, che vuol dire che ti manca? Devo far arrivare l'acqua alla ruota. E che cazzo stiamo a fa? Devo spostare la ruota. Ah, devo far arrivare l'acqua alla ruota, già, ho capito. Sì. Ah! Che mi dice a me? Muoviti. Ma da vicino fammi dare una botta col coltello, no? Che cazzo stanno a fare se no? Te se buttano sotto, come li ammazzo io? Anche perché poi il classico dei giochi in terza persona, quando tu stai a mirare e il nemico ti sta oltre la canna, come gli sparo io che quello rimane così? A parte che 3 botte sono troppi per questi. Ancora. Così mi piace, una pistolata, mori.
No. Tutto il cazzo, ti sparo con tutto quello che ho disponibile. Non la reggo più. Che cazzo. Dai. Capito. Due porte. Mi sembra la regola proprio base quella. Ma questa dovrebbe essere l'ultima. Non sempre con gli uomini di giaguaro, eh. Oddio, che devo aprire pure questa de porta, mo. Dunque. Dai, ce la puoi fare. Capito? No, ma poi questi così secchi mi fa specie che non li tiri giù, no? Che cazzo stai a fare? Oh, salva, eccoci. Ha vinto, non abbiamo il PSVR. Il sondaggio. Ma non ci avevi dubbi, penso. Ah, queste sono le insegne di sto cazzo. Era facile, era un sondaggio facile. Un sondaggio. Che devo rilegare un'altra volta qualcosa? Ah, l'acqua del lato, rifà tutta sta pippa, guarda. Dall'altra parte. Io metto il pecorino della panna e salmone. Ma anche panna e tonno. Beh, devo tenere la panna, vabbè. Ci può sta. Ma il salmone è un po' un'eresia. Mamma mia, che caccia di palle. Chi vuole la guerra? Poi devo dire, ma metto pure il lucido dalla scarpa, devo dimagnare. Non è che. Uno. Andiamo a bruciarli. Da casa. Dove dobbiamo andare? Beh, per andare dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare là. Oh, ma avete rotto pure il cazzo a un certo punto. Poi lei è un'archeologa, anzi non si studia un cazzo, non dico che ti fa paleontologa, ma un minimo, una curiosità, una cosa. Chi cazzo sono questi? Frittatone alla paraffina. Madonna santa. Brodo di naftalina. Che cazzo sta da dire? Dai, Lara, dai. Perché in gira, mo? Che cazzo c'è sta che impedisce? Devo riscendere, devo rifare quella pippa, non mi dire. Può darsi. Devo sbloccare in qualche modo. Che c'è che non va? So che cazzo devo fare. Devo far arrivare l'acqua alla ruota. Avevo capito, mo che l'ho capito, Lara. L'aranzulla. L'aranzulla, mo che l'ho capito. Sì. Non gira. Non gira. Madonna, che pallocche quadrate. Ah già, devo andare sotto e devo levare. Mamma mia, che palle. Ma perché? Ma anche mi leva, possibile? Eh no. Eh no.
Non mi dà il prompt. Devo far arrivare l'acqua. Vedi? Ti doveva l'acqua da per terra qua. Poi questi rumori di sottofondo di questi che stanno a vomitare, porco cane. Allora, come la levo l'acqua mo io? Ma più che altro come levo qua la roba? Del fuoco che non fuoca. Non mi ricordo assolutamente che devo fare. Quello è... sono detriti che non se levano. Devo far arrivare l'acqua alla ruota. Scusa, non stanno sti rompipalle, almeno non li faccio smettere di fare sti versi. Almeno quello. No, non è qua. Già sono 5:40. Minchia. Come ora il tempo con l'aria scrosta. Eh certo, beh, ma quello hai risaputo. No, ma io mi sono divertito che se stavano a fare due risate così, perché sennò... sti enigmi sono peggio di come me li ricordavo. Cioè, veramente, sono delle robe che non c'hanno senso. Qua ci posso pure stare che devi aprire la porta, ci posso pure stare, ma quello di prima che ti brucia quattro pezzi di tortone. Sembro io dopo una sprite alla Sagra del Papero. So danni so che non bevevo una sprite, porco che. L'altra sì, nota come gazzosa, non gazzosa, perché non ci sa nemmeno di gazzosa. Pure la gazzosa bevuta rarissimamente io. Ergo, camma fa. Sempre il solito tempio, sempre sotto la solita cupola, la solita caverna. Mamma, da grande voglio fare l'archeologa e trovare tutti i tesori nascosti dentro le caverne. Mi sa che batti la fame, bella da papà. O di mamma, a seconda chi lo chiede. Dai, che devo libero qua, ma perché non me lo fa libera? Mamma mia, palle. Devo fare. Non vuole proprio girare. Aspetta, però guarda, se è così gli sbrocco io, se devo prima girare la gazzosa, la sua minore del cinema, ma quello sì, lo si faceva prima un quarto di vino e una gazzosa, perché prima i vini si beveva tutto quello che passava al convento, però si addolciva con la gazzosa. È vero, è vero, altro che. Proviamo a girarlo a leva questo in mezzo al cazzo. Ottimo, è la strada buona. Quindi? No, devo capire. Devo capire che sto a fare. Devo far arrivare l'acqua alla ruota. Oggetti, non dico, non ce ne frega un cazzo nero. Beh, questa mo si muove, quindi? Vedi perché i pasole sono stupidi così? Perché ci domanda l'acqua per levare le tavole quando li potevo levare benissimo da prima? Ma che vuol dire? Ma che logica è? Che logica del cazzo è, scusa? No, ci domanda l'acqua.
È un puzzle che non c'ha senso, capito? Per quello mi sta sul cazzo. Da morire. Sì, vabbè, l'altro. Io conosco la band musicale. Jessica Morlacchi. Erano quelli che azzusano? Sì, sì, sono quelli. Che cazzo sei? Che cazzo ti sei andata a ricordare? Ce la famo? We can do it. La musica si muove, no? È chiaro. La peggio roba. Ma c'è pure di peggio, eh. Al peggio non c'è mai fine. Ti dirò, ma come ti dirò? Non stai scherzando, stai. Sempre meglio di quelli di adesso. No, merda di ieri è sempre merda. Cioè, non è che col tempo diventa stessa secca e meno merda, sempre merda è. Sto gioco della rivalutazione, piamolo con le molle, perché sennò veramente rivalutiamo qualsiasi cagata mondiale. Sì, no, ma io sono d'accordo, in buona parte sono d'accordo con te, ho capito che intendi, però... con un peperoncino rotto! Oddio, che scena! Guarda lei che mostro disumano! Abbiamo trovato l'acqua santiera, visto? L'unica donna degli uomini giaguaro. No, tranquilla, dai, non è successo niente. Ne ha ammazzati solo 47 dei uomini giaguaro. Queste figure ricordano quelle creature, ma sono aggraziate. Yashin, le divinità protettrici. Lo scrigno di Ishel è stato forgiato in paradiso, poi è giunto sulla terra. Lo scrigno l'avranno fatto loro. Né i falsi dei, né i fanatici saranno autorizzati a passare. E cosa sono io? Proteggendo. È per questo che mi hanno attaccato così. Tengono qui lo scrigno fino al risorgere del sole. Qui. Deve trovarsi qui. Era buono pure io così, Lara. Bello però, sta stanza me la ricordo bene. È incredibile come me lo ricordi. Me lo ricordo più del secondo, l'ho giocato una volta sola. Forse perché l'ho giocato qualche anno fa, non 12 anni fa. Un'eclissi e un airone. Come i tatuaggi sul braccio di un urato. Un uratissimo. Dov'è lo scritto? Mo vedi dove stavo scritto. Oh no. Indovina un po' che sta succede. Non se ne va più. Non se ne può più di sta roba che crolla, veramente, non se ne può più. Ma sempre questa, come mette i piedi da, da una parte gli crolla tutto. Ma perché? Pure... Stavo a fare una battuta, stavo a fare una citazione che su Twitch non si può fare. Dai, fugone. Sì, gli ha visto acqua e sapone. No, Borotalco lo sa che battuta stava a fare. Quando Mario Brega mena da Sergio Benvenuti.
che si faceva passare per Manuel Fantoni. C'è sta pezzo in cui dice, usa delle parole che non si fanno di su Twitch, ma perché il mondo è peggiorato in realtà, perché non è niente di che, cioè è però è, se io lo riporto in una citazione, ma che cazzo mi frega, dai. Lasciamo stare che è meglio. Ma tu mi devi spiegare perché stava a crollare la roba, che è successo, che cosa ho fatto, capisci perché mi fai incazzare sto capitolo, perché non c'è senso niente di quello che fai. Aia, che facciata, porco cane. Ma ce l'ho fatta. Da paura. Porco cane, l'ho squagliata. Torna da Paititi. Ah, Paititi, sì. Mi è passato la Paititi. Da Paititi si erano accorti in cazzo che ci stavano questi, fammi capire. Per l'appaiditi. No, ma dico, non si erano accorti che c'erano degli uomini di giaguaro. Ma immagino quello che l'ha scritto il team, perché magari non l'ha scritto una persona sola. Capito? Ognuno ha scritto un pezzo e poi hanno messo tutti insieme. Bello, famo l'uomini di giaguaro. Dai, sì, però prima famo pure gli antichi Maya. Te prossimo. Al confronto Odyssey Salva diventa veramente un poema epico, almeno c'ha la logica, almeno, no? No, beh, questo è peggio, dai, questo è peggio. Dai. Almeno là ci stanno citazioni storiche, filosofiche. Per quanto leggere, no? Non stai a fare della roba così. Oh, ma come allora? Che dici che non è disponibile? Ma io non voglio andare là, Lara, mannaggia tu. No, di qua devo andare, devo fare sto magheggio. Ok. Ah, ma devo andare da là. Ah, allora ho fatto bene. ho fatto bene. 10 alle 6, dai, alle 6 chiudo così mi preparo della roba. E stasera ci buttiamo a Lord Run. Ovvero Dark Souls. Posso sfruttare questi per uscire. Questo che cazzo è, Zsa? A posto. C'avamo tutto, poi noi eravamo partiti con tutta sta roba, mo non si sa perché la dovevamo prendere da un morto. Arrampicata estrema. Mo sì. Ti metti quelli e ti arrabbichi sotto sopra. Come no? Oh. Io manco sotto sopra, manco con quelli. Che pippazza che sono. Ma qua manco me la posso via col platforming. Qua ho proprio fatto una cagata di quelle. Stile bovina. Dunque. Ah, posso. Madonna, lei che muscoli. Tremenda. Nuove altitudini completate. Ah, ci stanno pure i trofei su Epic, è vero. Questo ce l'ho su Epic Games. Che poi, scusa, puntini di sospensione. Dal finale del primo con Mattias le usa le doppie pistole.
La canzone la lasciami dal capitolo successivo. No, hai capito. Cioè, io questo non capisco. Questa roba, questa mancanza di continuità di crescita del personaggio. Ma non per le solo per le doppie pistole, per tante cose, per tante cose. E io devo fare tre quarti d'ora di arrampicata sotto sopra, perché? Per far vedere che ci hai messo la features. No, perché sennò era irraggiungibile il posto, vabbè. No, ma qua ancora dobbiamo arrivare alla scena più... quella che definisce il grado di cazzata di Shadow of the Tomb Raider. Quella è proprio... guarda, quando arriviamo a quella, proprio... ah. Si capisce perché... ma ci vuole, mi sa che ci vuole ancora un altro po'. Non la spoilerà però, è tu che la sai. Che quella veramente c'ha dell'incredibile. Sì. No, è che? Sì, gli ho mandato allora. Gli ho mandato qualche colpo. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Non ci sta niente. Non tutto sotto sopra dove. Shit. Ah sì, perché ho scritto the shit. Il Mac va per cazzi su. Si ribella. Questo poi gli capitasse una cosa normale, oh. Ma questo ci posso stare, che, te... che le piace arrampicarsi, ma... davvero un po' troppo. This is the shit, esatto. Lo usano gli americani più che altro. Che parlano sempre a cazzo dei cani, no? Guarda com'è buio. Buio Omega. Magari. Sta roba si rompe solo sott'acqua, abbiamo scoperto. No. No, soprattutto non sono in grado di essere educati molto spesso. Cioè, se fanno 2000 problemi, no? Visto come sono, tutta sta monnezza di politicamente corretto che ci arriva, è tutta proveniente da là, no? Però quando parlano dicono, cioè proprio non c'hanno un minimo di classe. Poi è vero che generalizza è sbagliato, per carità, ma io mo stiamo a favore dei discorsi pure del cazzo, per carità. Però certe espressioni gergali sono molto molto forti. Sì, beh certo, è ipocrisia fatta a sistema, portata avanti a sistema, no? Stiamo andando bene noi per cazzi nostri. Non ci siamo mai stati per cazzi nostri, intendevo dire, però prima che ci fosse questo enorme appiattimento culturale dovuto alla rete, dovuto alla roba. Vabbè, sono discorsi che non li potevo esaurire in 448 qua. Se vanno fa, però mo, sulle 6. Che stai a combinare, mo, Lara? Ma perché ti sei rivestita da stracciarola, mo? Scusa, Ma posso andare così, io, in giro? Sembra una contadina umbra del 1850, dai, su. Tutto il rispetto, Ah, sì. Qualunque cosa sia. Certo, ormai. Passa in secondo piano. Xbox Series X, il bundle con Diablo 4 annunciato ufficialmente da Microsoft. Che te surti? Che te ricompri la Series X? Ah, dai, che forse l'abbiamo sul Game Pass. Ah, vabbè. Magari. Io me lo compro uguale, Non è che mi frega un cazzo. Se non ci rimane, capito? Quello voglio dire. Per PC, me lo pio. No, te devi levare sta roba, la ranocchia.
Non te ce fanno in giro così, oh. Guarda, non me lo fanno mettere quello che voglio io. Te devi... No, così vari l'orso grigio, volere il pinguino da Longhi. Già così, già. Mezza conquistatore, mezza guerriera. No, ma rimettiamogli questo da stracciaculi, che è meglio. Allora. Che dobbiamo fare? Devo andare... Ah, torniamo a casa di un'oratissimo e poi chiudiamo, eh. Questo mi sembra uno di quei libri sui Maya, sui Aztechi che leggevo da ragazzino. Non è che leggevo solo quelli, però c'era una casa editrice che faceva sti libri di divulgazione per ragazzi, per bambini, sulle vecchie popolazioni. Ci stava uno sui Maya, sui Aztechi. Mi dà la stessa sensazione, uguale identico. Come colori, come tutto. Puoi sentirmi? Ci sono. Non siamo da un orato. Siamo in una grotta vicina. Gli atroci Aztechi, perché? Sto arrivando. Sono tremendi loro, eh. Erano tremendi, ci stavano certi, erano tremendi veramente. Sacrifici umani senza problemi. Poi vabbè, sono stati spazzati via in modo. Che noi manco se potevo immaginare, ma. Non ho abbastanza spazio. Ah no, no, non era Salani. Non era Salani. Era. Books, finiva con Books. Era bianco con la copertina rigida. Con un grosso disegno di un medaglione. Con i boobs. Ma che cazzo sta? Books, no boobs. Fatta ricordare. Se me lo ricordo dopo faccio. Mi sa che ce l'ho dei miei ancora. Sta sopra la soffitta. Però stasera non ce devo andare. Magari domani, se mi ricordo, ci vado a guardare. Per curiosità mia, mo ormai, più che... Se mi ricordo, ve lo dico direttamente io. Merbè, è bellissimo, era, è bellissimo. Dai, però. Ma come era coincidenza? Ma sì che era coincidenza. Boobs e Books sono... Ah, tu dici quella là? Ma speriamo, speriamo. Lo sai se ce va sul Game Pass? Se finiscono di acquisire Activision, io mo non sto a seguire questa vicenda più di tanto. Se Microsoft acquisisce Activision, acquisisce di riflesso pure Blizzard, quindi... Non è escluso che ci possa finire. Dove cazzo state? Porca di una troia. Ah, di qua. Sette chickens. Vabbè, questo lo pio per spregio, eh. Sette chickens, non si può sentire. Scendo, no, di qua. Scusa, qua c'è una strada che scende. Oh, eccola. Leva un po' l'umagone. Di qua. Beh, perché non la trovo allora? Ah, vaffanculo, guardando cazzo stanno. Mortacci vostri, oh. Onorato società. Appena ci parlo faccio finire la scena e poi... Per oggi. L'hai trovato? Era una trappola. Lo scrigno non c'era e... Hanno preso un murato. Lo sappiamo. Stiamo pensando a un piano. La tengono prigioniera nel vecchio tempio. Ma da tutti inglesi poi i Maya, no? Ma stai, che cazzo sono questi? Attaccheremo il ponte che porta alla prigione. Troppo aggressivo. E se mi arrampico qui, la libero e poi do il segnale d'attacco. Ti vuoi arrampicare su questo foglio? Ezio sta perlustrando il tempio nella città alta. Può trovarti un ingresso. Vado a parlare con lui. Noi ci terremo pronti a intervenire. Sì, d'accordo. Me la dai una volta buona. No. Ah, oddio, se deve vestire come una guardia. E forza. Ti ringrazio. Lara. La tirerò fuori.
lingua franca. Ci do che questi, capito, parlano, magari la parlano solo quei due, però un po' troppo, no? Eccola, non sta male, ricordo. Davvero che ci credi? Su, via. Il grande Sinchichica e lo scudo, le grandi le caramelle balsamiche Victor si sentono nella gola e anche nel naso. Vabbè, con Tomb Raider mi sa che se rivedemo domenica. In Perù il mio spagnolo era meglio del loro inglese. Vabbè, ma tu c'è un'attinenza. Il mio spagnolo era meglio del loro inglese. C'è un'attinenza pure culturale. Carnevale di Venezia Edition, esatto. Che abbigliamento. Ma perché noi ci dobbiamo. Vedi, questo è il vestito della Trinità. C'ha. Eccola, la freccetta si vede. C'ha la. Questo è il simbolo della Trinità, vedi. E rispara pure Ariel, dai. Che te lo devo dire. Vabbè. Vado a preparare la cena, andiamoci a preparare qualcosa da mangiare. Ci vediamo alle 21. Ci vediamo alle 21 con Dark Souls Remastered. Torniamo un po' indietro perché l'altra volta quel lag ci ha rotto veramente il deretano. Vado a fare qualcos'altro per tirare su qualche livello. Grazie Ariel, grazie Salva, grazie a tutti dell'attenzione, a voi studio, mi raccomando, buona cena, buona fine del pomeriggio. Salutatemi Lara Croft se la vedete arrampicata da qualche parte. Anzi no, ma io no, sennò crolla tutto intorno.